Scusi signore, che ore sono? Le 9:46. Le 9:46 di mattina. Questo è il centro storico di Andria. Guardate. Guardate in che condizioni. Alle 10 di mattina è il centro storico di Andria. Guardate un po'. Guardate. Guardate. Buongiorno. Alle 10 di mattina, questa è la condizione del centro storico di Andria. Signora, alle 10 di mattina, quando i turisti nelle città alle 10 affollano le città, questa è la porcheria del centro storico di Esatto, Andria. esattamente. Peraltro ci sono case anche disabitate, tenute bene, dove però fuori, giustamente, C'è ogni giorno, non è l'abbandono. che può venire ogni giorno il proprietario a cambiare. Guardate un po', Questa guardate. Questa è opera vostra, è opera signora? mia, ovviamente. Ho chiamato 2 volte l'acquedotto pugliese, dove prontamente sono intervenuti per pulire la fogna, nera, dove è compito loro, mentre Esatto. per la fogna bianca, ovviamente, è compito del comune. Dove c'è di tutto e di più lì dentro, ancora non è stato pulito. E noi siamo un po' disperati Beh, per da non. parecchio, non è una cosa intanto che nasce oggi, Non però è una cosa che nasce oggi oggi. avremmo Oggi siamo tutti sperato nella esasperati. risoluzione dei problemi. Salve, Esattamente, ciao anche perché Michele. abbiamo già fatto intervenire il 14 settembre, se non erro, Sì. altri organi preposti come Telesveva, Sì. dove nuovamente e prontamente Sì, sono abbiamo intervenuti visto, è stamattina. quest'opera meritoria anche degli organi di informazione che è Sì, giù. Peraltro assolutamente. so che anche i proprietari sono venuti a fare le Assolutamente pulizie, sì, quindi non è. soprattutto questo proprietario Anche dove in Via ieri Paradies sono venuti anche. anche. Però la condizione anche dove siamo arrivati a defecare per la strada e dobbiamo pulire le defecazioni altrui che non sappiamo se sono animali o umane. E abbiamo questa Oh, situazione dove signora, non c'è chiedo scusa, raccolta noi come all'edilizia. associazione anche di categoria, ieri Sì. abbiamo avuto un dibattito con la sindaca in Sì. televisione, Sì. abbiamo posto in evidenza anche il fatto che molti esercizi pubblici, bar, hanno chiuso in quest'area. Vabbè, dicevano di no, Certamente. però questa è la realtà, basta fare un giro per il Assolutamente centro sì. storico, Via Vaglio è stata desertificata. Boh, qui Però sai. ha notato che da quando hanno chiuso questi esercizi, che comunque davano un servizio anche igienico, Assolutamente. perché i pubblici esercizi significa avere anche i bagni a disposizione, è peggiorata la situazione, quindi Credo proprio di sì. l'abbandono. C'è un abbandono ulteriore di rifiuti perché non essendoci un controllo, delle telecamere, non abbiamo un servizio di polizia locale, PS, dove io, se faccio vedere le chiamate, io posso certificare tutto. All'ufficio ambiente sono stata, ho protocollato e adesso prenderò che farò vedere anche agli organi preposti. Chiamo tutti i santi giorni il servizio dell'immondizia e dei reclami, dove mi dicono faccia una segnalazione. Qui c'è bisogno del lavaggio delle strade, di eliminare i piccioni, di comunque fare una raccolta, perché c'è chi non fa la raccolta, ma a questo punto mi viene da Bisogna dire. punire chi non fa la raccolta, Esatto, ma mi viene da dire a evidentemente. questo punto che chi non fa la raccolta differenziata fa bene, perché chi la fa invece è penalizzato, in quanto non passano per la plastica. Oggi c'era la giornata della plastica e la plastica Infatti, non vediamo, e per passa. questo siamo stati anche sollecitati noi e gli Assolutamente. organi di informazione, perché è Io ho. giusto. Noi come associazione, io ci sono, prenderemo anche in carico queste segnalazioni che non hanno avuto seguito, quindi chiederemo anche Ho se in siano stati parte. ottemperati o meno tutte le segnalazioni fatte. Tra l'altro è un servizio dovuto non solo a voi cittadini, ma anche proprio per mantenere l'igiene. Qua si parla di questione di igiene, al di là del Igiene turismo, pubblica, delle. al di là Qua di parliamo quello, di igiene di igiene, di un pubblica. servizio che ci deve essere dato, come noi dobbiamo anche, diciamo, Certo, dare il nostro ognuno deve fare il proprio. contributo. Sia. Signora, una domanda scevra da qualunque strumentalizzazione, ci mancherebbe. Da quanto tempo non vede qualcuno che venga a controllare anche la forza pubblica in generale? Secondo me è più di un anno. Forse c'è anche prima. Io ci abito qui da un anno e quindi la Che non ha situazione. visto nessun tipo, neanche a camminare a piedi, a fare una passeggiata. Assolutamente no. È l'unico operatore che pulisce, quel signore Lo lì, conosciamo perché si è dove è occupato l'unico anche della operatore, stradina. Ecco, l'unico dove noi gli chiediamo gentilmente me ne porta e dai per favore. E questo che ora io sto facendo e sto scrivendo,
qualcuno si è permesso di dire che io ho bisogno di visibilità mediatica. Sì, vendiamo provoloni, io e lei, vendiamo provoloni. Io non ho bisogno di fare il grande fratello, ha ragione, sono signora. Una semplice mamma casalinga. Lasci perdere, non hanno argomenti, non, la non realtà è che devono cosa. Dare conto che non sono dei volontari. Chi non controlla non lo voglio neanche definire. Il resto sono tutte chiacchiere. La politica non è volontariato. Devono dare conto di quello che fanno. Scusate se interrompo. Domenica mattina io ho un video di quello che io mi sono ritrovata a pulire. Vetri, amaro lucano, buttati per aria. Lemon soda. Lì abbiamo messo un cestino per non far buttare. Si vede che qualche ragazzo educato abbia messo lì. Il cestino delle patatine, va bene, però io lì dentro ho trovato che è sceso tutto giù, lemon soda, amaro mediterraneo, vodka, ma insomma, ma dove siamo arrivati qui? Qui siamo veramente a un degrado assoluto, siamo stanchi. Grazie, noi faremo di questo video anche una denuncia pubblica perché è giusto così. Ci mettiamo tutti la faccia e ce la deve mettere anche qualcun altro che non si fa vedere, chiunque sia. Io la faccia ce la metto perché io non sto facendo nulla di male. Grazie signora, anzi, devono premiarla per questo, altro che i premi farlocchi ai burattini. Ecco qua, questi sono gli avvisi messi dai residenti. Signore, è vostro questo avviso, sì, vero? Sì. Ovviamente nessuno rispetta. Bene, andiamo... Ecco qua, guardate, questi avvisi che peraltro sono avvisi molto che dovrebbero sollecitare anche l'educazione. Grazie a voi signora, grazie a voi, grazie anche agli operatori degli organi di informazione che oggi si stanno occupando di questo caso. Questo è il centro storico di Andria. Questo è il gioiello della città di Andria. Questa è la storia della città di Andria. Vicolo Casalino, la via più stretta di Andria. Questa è la storia della città di Andria deturpata, abbandonata completamente a se stessa. Questa è la realtà, quella che purtroppo non fanno vedere. Guardate, di fronte a me ci sono le scolaresche, vedete, che visitano il centro storico. Guardate, ci sono... Antonio, buongiorno. Buongiorno, Sabina. Abbiamo appena finito un servizio anche con Telesveva sulla situazione schifosa. Tanto per cambiare, Antonio, schifosa, usiamo i termini giusti, sennò poi non ci capiamo. Sì. Schifosa della signora che lamentava l'immondizia sotto casa, le defecazioni, sì. Pipì e tutto quanto. A due passi, abbiamo, quella è l'opera del pubblico, cioè il pubblico che non sa fare il suo lavoro, no? La politica che non sa fare la politica e crede che la politica sia finzione, sia teatro. Questa è la realtà invece dei privati, cioè i privati che, guardate, di loro iniziativa tengono pulite le vie. È un bidone messo da me apposta. Ecco qua. Un bidone messo da me apposta che la sera quando vengono i ragazzi gli rendiamo questo servizio, vedi? Queste sono bottiglie che ieri hanno bevuto e io mi ritrovo che poi la mattina le devo cestinare. Ora passa l'operatore ecologico, io prendo il bidone e lo svuoto nella pattumiera. Cosa che meritoriamente voi fate, ma che il servizio pubblico dovrebbe svolgere. Guarda. Ecco qua, guardate l'abbandono, i residenti raccolgono. Ovviamente questo lo si può fare anche per i piccoli rifiuti, non è che la signora che abbiamo intervistato prima può farsi il giro per raccogliere tutte le buste del quartiere, no? Ora sono
qui, perché comunque devo aspettare che passa l'operatore e a titolo di favore io quella roba la devo poi cestinare nel suo frigorifero. Antonio, c'è una scolaresca, guarda, tu sei abituato a vedere queste scene, no? Sono gli scolari tutti i giorni che arrivano, fanno il giro della città con i docenti che stanno anche spiegando quello che accade. Anche perché... E qui abbiamo il tuo gioiello, vieni. Qui abbiamo... Dimmi, dimmi. Il casalino ha molto da dare. Allora Antonio, questa è la via più stretta, quella che abbiamo tante volte giudicato un gioiello della città, tanti problemi.